Amici di Armiatiro, siamo al Gualtieri Shooting Club di Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia, con un'arma a dir poco eccezionale. Eccezionale soprattutto per la sua virtuale impossibilità di arrivare sul mercato europeo, se non fosse per l'intraprendenza dell'armeria Frinchillucci di Roma, che ne ha curato direttamente l'importazione dagli Stati Uniti. Stiamo parlando della carabina semiautomatica FN America SCAR 20S NRCH. Si tratta della punta di diamante della generazione SCAR di FN. Stiamo parlando di una carabina semiautomatica completamente innovativa, non derivata dalla meccanica AR-15 e che soprattutto in questa configurazione, come carabina Mark 20 SSR, è stata adottata dalle forze speciali del SOCOM statunitensi. L'adozione è avvenuta originariamente in 7,62x51, cioè 308 Winchester, ma in tempi più recenti il SOCOM ha manifestato la propria preferenza per il calibro 6,5 Creedmoor. Ed è appunto in 6,5 Creedmoor che è calibrato questo specifico esemplare. Come la dicitura 20S sta a indicare, si tratta di un'arma con una canna lunga 20 pollici, quindi 510 mm, che è dotata di un compensatore freno di bocca rompifiamma Surefire Super Comp. La meccanica è a recupero di gas con pistone a corsa corta. La valvola consente due posizioni che possono essere regolate direttamente da qui, attraverso queste feritoie, che sono normale e suppressed per diciamo, gli impieghi operativi con moderatore di suono applicato. La struttura è dedicata all'utilizzo sniper long range e quindi prevede un upper receiver in lega leggera che è monolitico, è una sola componente, quindi sia per la parte che accoglie l'otturatore e il porto otturatore, sia anche per quello che riguarda la stina. Questo conferisce, oltre a una grande rigidità alla struttura, anche la possibilità di avere una slitta Picatinny unica, senza nessun tipo di interruzione, che consente l'applicazione, oltre ovviamente a una grande quantità di strumenti ottici, anche la possibilità di avere strumenti in tandem, per esempio tra ottica diurna e visore notturno, termico, eccetera, eccetera. Allo stesso modo c'è una slitta Picatinny inferiore, che qui è stata utilizzata applicando un bipiede Atlas, e due slitte più corte sui lati, sempre per l'applicazione di accessori. Duplice la manetta di armamento su entrambi i lati. Questa zona costituisce l'interfaccia tra il blocco di culatta della canna e la struttura dell'upper receiver e ha una serie multipla, diciamo, di viti passanti che servono a tenerla vincolata all'upper receiver, creando un insieme di grande rigidità strutturale. Il lower receiver è polimerico, con comandi ambidestri caratterizzati da sgancio del caricatore e leva di arresto otturatore. La sicura manuale, anch'essa è ambidestra. La calciatura è specifica per questa versione, intercambiabile strutturalmente con quella dello SCAR tradizionale, ma di tipo fisso, quindi non ripiegabile, con appoggiaguancia regolabile in elevazione e calciolo regolabile in lunghezza, con un'escursione rispettivamente di 30 mm in altezza e 50 mm in lunghezza. I caricatori sono quelli della serie SCAR H, quindi 308 6,5 Creedmoor, in questo caso della capacità di 10 cartucce. Non resta che vedere come spara. Abbiamo messo alla prova la carabina SCAR alla distanza di 100 metri in doppio appoggio con un cannocchiale Swarovski X5 5,25x56. Questa è una rosata di tre colpi in 14 mm, quindi mezzo MOA, ottenuta con munizioni Orna di Match con palla ELD del peso di 140 grani. Il prezzo al pubblico è di 8.875 euro.